Uno dei peccati forse meno, come dire, considerati dall'uomo di oggi, ma direi anche dall'uomo di sempre, è il peccato di corruzione, spesso richiamato da Papa Francesco nei suoi numerosi interventi, i più disparati interventi. E ha di recente Papa Francesco scritto proprio un volumetto, su cui torneremo anche noi appena possibile, sulla corruzione. Una riflessione che lui fece sul peccato di corruzione quando era arcivescovo di Buenos Aires, e poi un messaggio, una riflessione che ha fatto a clero di Roma, della diocesi di Roma, proprio in uno dei suoi raduni e incontri con il clero romano. Ma il peccato di corruzione, la corruzione è un virus, è un cancro sempre presente nell'uomo. Lo troviamo nella scrittura sempre e comunque. Geremia ne parla e ne parla tanto. A versetto 13 del capitolo 6, Geremia scrive: dal più piccolo al più grande cercano tutti di ingannare. Dal profeta al sacerdote cercano tutti di frodare. È proprio quello che mi è venuto da pensare, che io pensavo che solo Papa Francesco o anche i suoi predecessori, perché molti ne hanno anche parlato, Giovanni Paolo II, lo stesso Papa Benedetto, hanno parlato della corruzione, ma io vedo che qui è nella scrittura, e quindi dobbiamo amaramente considerare che la corruzione è radicata nel cuore dell'uomo. È frutto di quel peccato di orgoglio, del peccato originale che tutti ci portiamo addosso. Questo affannarsi per guadagnare, per accumulare, per ingannare, riguarda tutti, i piccoli e i grandi, ma riguarda anche la comunità religiosa, riguarda anche la Chiesa. Dal profeta al sacerdote, scrive Geremia, cercano tutti di frodare. La Chiesa, i ministri, i testimoni di Cristo, dovremmo essere appunto affascinati e trasmettere la luce della giustizia, dell'onestà, della libertà interiore. Invece, quante volte diamo scandalo per questo peccato di corruzione? Quel peccato stesso che Gesù, contro cui Gesù si è scagliato definendo i corruttori e i corrotti spelonga di ladri. Un grande teologo, Romano Guardini, forse direi io, ispirato anche da questa profezia di Geremia, che invita a lottare e comunque a sperare per sradicare questo virus della corruzione, Romano Guardini, che è morto nel 1968, grande teologo, scrive queste parole: Spirito Santo, inviato a noi, che rimani tra noi, anche se i nostri ambienti rimbombano vuoti quasi tu fossi lontano. Preghiera che ogni giorno dobbiamo dire per superare e per vincere l'oscurità non solo del mondo, ma anche l'oscurità della e nella Chiesa. Ci vediamo domani, Pari Più TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!